la chiesa della Madonnina è un patrimonio del paese. Abbiamo saputo che la parrocchia vorrebbe acquisire una parte del comune per poi vendere il tutto, e noi riteniamo che sia una cosa sbagliata. Vorremmo intanto innanzitutto capire che progetti, che iniziative ci sono da parte della parrocchia. Dopodiché noi riteniamo opportuno valutare anche la possibilità di altre strade, cioè magari una concessione lunga e poter trovare le risorse per sistemarla e per far sì che diventi veramente uno stabile a servizio dei cittadini montonesi. La circoscrizione ottava si schiera contro la vendita del terreno proprio perché tutte le realtà di Montorio, quindi abbiamo una grossa rappresentanza, sono unite nel farci presente l'importanza di questo sito per la popolazione. È uno dei tre punti delle risorgive di Montorio e quindi deve essere fruibile a tutta la comunità. E chiediamo con forza, quello che è emerso dal Consiglio dell'ottava circoscrizione è la creazione di un tavolo di confronto che veda coinvolte tutte le parti, quindi la circoscrizione, il comune, la parrocchia e le associazioni, per cercare una soluzione che vada bene a tutte le parti, che soprattutto permetta il recupero di quest'area. Ad esempio, delle possibili risorse potrebbero essere ricavate anche dal PUA, ex vetrerie venete, che sono in programma lì proprio a qualche decina di metri proprio dal sito in oggetto. Lì si potrebbe ricavare il contributo di sostenibilità, quindi una possibile fonte per poter riaprire, fare quel minimo di lavori necessari alla riapertura del sito.